Salve a tutti. Sì. Purtroppo il titolo di questa missione non è uno scherzo. L'imbecillità umana può raggiungere livelli che mai avrei osato immaginare. A questo poveraccio di admin gliene ho fatte di tutti i colori senza che mi beccasse. Per iniziare ho incominciato con qualche azione di disturbo come quelle che vi sto mostrando ora, ma quando vi farò vedere il resto sono sicuro che vi piegherete in due nella sedia dal ridere. Anticipo subito che il fuoco era disabilitato e che il posizionamento di TNT nel server provocava l'autoban. Ma nessun problema. Non è stato difficile reperire la lava, visti i numerosi laghetti presenti. E anche se i player online erano in una dozzina, sono riuscito a fregarli tutti e farmeli amici. Senza fare un cazzo per loro e devastando tutto sotto il loro occhio ovviamente. Intanto dopo i primi attacchi di alleggerimento da parte mia e di altri colleghi l'admin incomincia a nominare nuovi moderatori, e anche a mostrare i primi segni di paranoia. Ora ha chiesto al suo nuovo mod di dirgli il suo nome reale. Tra poco chiederà anche l'età e la nazionalità di tutti i giocatori. E intanto un'altra casa è andata. E poi inizierà a bannare a manetta. Non vi mostrerò tutte le interminabili discussioni a riguardo, ma alla fine quando rimarremo in quattro online mi scatenerò. Eccomi libero finalmente. È arrivato il momento di spaccare tutto. I'm not afraid to die.
Grazie mille. È bello vedere i costruttori che ti forniscono gratis i ferri del mestiere dopo che gli hai distrutto la casa. Comunque ora mi sono rotto, stacco e torno dopo. Dopo la mia piccola pausa mi rilogo nel server e guardate cosa mi chiede l'admin. Abici, sai chi ha griffato il mio server? Griffato? No. Non ho visto nessun predator allagare di acqua e lava le tue case. Non ti fidi di uno che si chiama Abici Predator? Certo che sì. È un nome che ispira fiducia. Viva l'idiozia. E visto che la fiducia non è mai abbastanza, ricomincio subito a piantare casino. Per la cronaca, la domina ha ribaccato il server. Vediamo di punirlo. Tutto bene, admin? Ah. Non ti piace il nuovo acquario che ti ho fatto? E pensare che ci avevo messo tanto impegno. Mi dispiace che non apprezzi, comunque ecco un altro mod pronto a darmi la caccia. E siamo a due. Quanto deve ancora andare avanti questa farsa? Arrenditi finché sei in tempo. Capitolo Lige Speller. Segui gli ordini del tuo capo. E siamo a tre. Ora sono tutti mod tranne me. L'Ollige Speller è sul punto di suicidarsi. Dice di essere all'inferno. Sì. Sei all'inferno. E presto lo capirà anche il tuo capo. Ora vediamo di allagare questa casa nella montagna da sotto le scale. Una secchiata sola sarà sufficiente. Ops. Mi ha beccato. Ora devo sorbirmi anche la sua buffonata da amazzone. Riuscirà ad uccidermi? O a farmi bannare? Che mira di merda. Scappa va che è meglio. Guardate com'è impaziente la domin di vedere il mio video. È già pronto. Devo solo caricarlo sul tubo. E dai, fammi griffare ancora un po'. Grazie a te. Buona figura di merda. Ora godetevi questa scena. Dopo un po' di tentativi sono riuscito a deludere la sorveglianza e ad allagare di lava il faro al centro del server. Guardate come l'admin pone rimedio alla cosa. Io mi sono piegato in due nella sedia. Per prima cosa, intanto si è fatta sera e questi non si erano accorti di nulla. Li ho dovuti avvisare io via chat. Ma guardate come provano a riparare il danno.
Sì, non è una birra di troppo che vi siete scolati ieri a darvi questa visione. Io non ho creduto ai miei occhi. Perché usare la tecnica della pietrificazione quando può provvedere la Domin? Ma poi, la fermeranno almeno la lava. Questa è la risposta. Ma ora che hanno trasformato il faro in un ammasso in forme di pietra, come faranno a ripulirlo? Ok, forse era meglio non saperlo. Comunque questa scena rimarrà una delle migliori del mio repertorio. Mai visto degli imbecilli simili. Ma le perle di saggezza che mi ha donato questo Adomin non sono ancora finite. Poco dopo quest'ultimo incidente, l'Adomin ha riavviato per installare nuovi plugin. Chissà con quali nuove armi ha equipaggiato il server. Provvedo subito a chiederglielo. Vediamo se è così tanto pirla da rivelarmi i suoi piani per incastrarmi. Lava Place. E poi lui stesso a spiegarmi che questo giochetto vede qualunque utente piazzi lava nel server. Bravo coglione. Sei proprio una volpe a dirlo in pubblico sapendo che hai il server con dei griefer dentro. Ma ormai non mi stupisco più di nulla. Ora che non posso più usare la lava non mi resta che ripiegare sull'acqua. Fra le varie griffate che ho fatto c'è questa alla Spliff Arena. Lo spliff in Minecraft, per chi non lo sapesse, è un gioco che consiste nel battere un avversario non con un combattimento corpo a corpo, ma rompendogli il terreno sotto di lui, e facendolo quindi cadere in una trappola. Trappola che in questo caso è un lago di lava. Mi basterà trasformarlo in ossidiana per salvare le vite di un sacco di gladiatori. E anche per far incazzare la Domin, che conoscendolo, farà sostituire tutti i blocchi solidificati ad uno. La Domin ora sta dando segni di cedimento psichico. Dice di aver appena bannato un griefer, ma il suo vice controbatte difendendolo. Ha solo rotto due blocchi. Dice Ironaxe. Ora gli faccio vedere il mio scherzetto di prima, di cui non si sono ancora accorti. Si Blobfish. È l'inferno. Purtroppo Fratz mi ha fregato proprio sul più bello, quando ho mandato la Domin a cercare il video del suo server sul mio canale di YouTube. Cercandomi il bug visto che ormai ero stufo di griffare. Ora se vuole può venire a vederlo. Ah. Visto che me l'ha chiesto lui, vi lascio l'IP del server. Andate tutti a visitarlo. Su forza. Non fatevi pregare. Arrivederci alla prossima.